Benvenuti a tutti all'Open Day dell'Associazione Spazio AE. Oggi siamo qui con questa festa per accogliere tutti coloro che vogliono intervenire e far vedere quello che abbiamo voluto mettere in piedi con questa associazione, perché è vero che c'era uno spazio da riempire, ma è vero anche che siamo riusciti a riempirlo con tante professionalità che si rivolgono ai bambini, agli adulti, a persone di tutte le età che fanno varie attività, dalla nutrizione al campo educativo, al counseling filosofico. Abbiamo il massaggio infantile, abbiamo l'arte, il cucito, tutte persone o associazioni che da sole sentivano un po' un vuoto, sentivano il bisogno, proprio questo bisogno di mettersi insieme, di connettersi con altre realtà, sia per essere sia perché il loro lavoro fosse più produttivo, sia perché mettersi insieme è sempre una cosa che dà un valore aggiunto a quello che si fa. Lo spazio AE offre moltissime possibilità, quindi abbiamo una stanzone dentro chiuso che però potrà essere suddiviso, potrà essere riallestito in base a tutto quello che nel tempo ci succederà. Abbiamo uno spazio esterno, abbiamo la possibilità di creare delle coreografie, di fare delle feste, e quindi vi invitiamo a partecipare, a diventare soci, a contribuire con la vostra arte o anche solamente con la vostra presenza. Siamo Stefania Bertoni e Danilo Caporaletti, siamo due biologi nutrizionisti e nell'ambito dell'associazione Spazio AE ci occupiamo di tutti gli aspetti di nutrizione. Oggi abbiamo preparato una merenda consapevole, una merenda sana che riscopre vecchi sapori ma anche cose nuove che magari nessuno ha assaggiato. E ci occuperemo di tutto quello che saranno i laboratori per la nutrizione che adesso Danilo vi spiegherà. Sì, praticamente questa è stata un'anteprima di quello che partirà a settembre con l'associazione Lo Spazio AE. Insieme a Stefania andremo a fare dei laboratori appunto con i bambini in cui illustreremo i vari prodotti, li faremo giocare divertendosi, però cercando di insegnare quali sono gli alimenti che fanno bene e insegnando delle ricette particolari che poi possono anche parlare con i genitori e così instaurando una nuova cultura della preparazione dei cibi e degli ingredienti di qualità. E successivamente poi partiranno tante altre attività che saranno spiegate in dettaglio dall'associazione con il programma che andrà a seguire. Grazie. Ciao, mi chiamo Matteo Guidarelli, faccio parte dello Spazio AE. Come vedete in arte sono pagliaccio carbone, perché appunto il mio lavoro è fare il clown, il pagliaccio in italiano. Qui allo Spazio AE proporremo dei laboratori di giocoleria, delle feste di compleanno a tema, degli spettacoli, delle feste, tante belle cose come questa di oggi. E il primo assaggio del corso di giocoleria comincerà il 20 maggio, mercoledì 20 maggio. Da qui altri due appuntamenti, in totale quindi tre, un assaggio di quello che poi saranno i laboratori di clown e giocoleria e feste di compleanno dall'estate, settembre in poi. Grazie, ciao! Sono Anna Maria Berberio e qui allo Spazio AE mi occupo di yoga della risata. Sono leader di yoga della risata. Lo yoga della risata che cos'è? È lo yoga, quindi il prana con la respirazione attraverso la risata, che porta enormi benefici psicofisici. I laboratori si terranno ogni mercoledì da giugno, verso la metà di giugno, e intorno alle 18:30, e ci troverete qui a me e con le altre mie colleghe a questo spazio AE. Grazie. Sono Giuliana Della Noce, sono un bioistruttore
Insegno bioginnastica. E cos'è la bioginnastica? Non è altro che una ginnastica posturale bioenergetica, dove facciamo un lavoro osteomuscolare e psicosensoriale. Sono dei semplici movimenti eseguiti a terra, sdraiati, con l'aiuto di palline. Palline che servono per scaldare bene l'articolazione e il nostro muscolo, per aiutare ad avere un movimento più sciolto. Con questa ginnastica riusciremo quindi ad avere dei movimenti più fluidi anche durante la vita quotidiana. I corsi vengono effettuati qui all'Emporio tutti i martedì dalle 15.30 alle 17. Chi volesse essere interessato può venire all'Emporio e chiedere informazioni. Sono Caterina Fantoni e accompagnerò chi vuole in una passeggiata Ikebana. Ikebana sono delle composizioni giapponesi e l'obiettivo, diciamo, è cercare di entrare in contatto con la natura circostante e con se stesse allo stesso tempo, perché si entrerà in una respirazione consapevole e poi si tornerà al tavolo proprio per utilizzare le nature scelte da ognuno per fare una composizione, e da qui comincerà un percorso di arte del respiro, proprio per diventare consapevoli della respirazione e della connessione con noi stessi. Mi chiamo Bianca Rita Bürgel, sono tedesca e sono una educatrice sociale. Qui propongo le costellazioni familiari venerdì il 2 giugno tengo una presentazione delle costellazioni familiari qui nel spazio AE gratuitamente, e invito tutti a venire dalle 21 alle 23. Oggi propongo la lettura delle carte illuminanti che vanno sempre verso una soluzione positiva. Mi chiamo Manuela Martella, faccio parte dell'Associazione Culturale Spazio AE. E in questo laboratorio approcciamo il colore dal punto di vista esperienziale, quindi meno tecnico, accademico, ma a livello proprio di esperienza sensibile, di percezione. Le tecniche che usiamo sono la collezione, l'osservazione e la pittura, poi e il disegno, varie tecniche. Partiamo dal colore prima che prenda forma, proprio dalla percezione del colore con tutte le sue innumerevoli sfumature, poi accostandolo alla forma, quindi permettendogli di prendere forma, fin anche arrivando alla composizione, che può prendere forma in un contesto di un muro piuttosto che di un oggetto. E le tecniche che usiamo la collezione e l'osservazione di oggetti, l'accostamento di questi oggetti, di queste varie tonalità, per arrivare a una classificazione di queste sfumature di colore, per sensibilizzarci ai colori che ci circondano nel nostro quotidiano, e poi attraverso le tecniche della pittura e del disegno andando a scavare nei colori, nelle tonalità che sorgono proprio dal nostro interno personale. Il laboratorio e l'attività si indirizza soprattutto agli adulti e prenderà inizio dalla settimana prossima fino a luglio, e avrà luogo nello spazio AE tutti i giovedì dalle 17 alle 18.30. E
sono Mirella Torelli e all'interno dello spazio AE farò sia corsi di massaggio infantile, ovvero corsi che attraverso 5 lezioni insegneranno a mamme e papà a massaggiare i loro cuccioli e attraverso il massaggio, attraverso quelle manualità, dare un beneficio sia da un punto di vista fisico che anche psico-emotivo al bambino e anche a loro. E al contempo farò anche consulenze di naturopatia.